De Paolo, secondo me, ha una memoria fallace, per il resto ha riferito quello che si ricordava. Il problema è che probabilmente ha una sindrome del carabiniere, cioè non si perdona per il fatto di non ricordarsi bene certi particolari e cerca di supportarli con circostanze che sono state smentite da altri procedimenti. Ma è un test assolutamente in buona fede, insomma, duramente provato dalla vita. Gli orari di che riferisce sono, diciamo, completamente incongruenti con gli orari invece certificati dagli atti ufficiali, memoriale e ordine di servizio, ma anche dalle deposizioni di altri carabinieri, cioè chi ha effettuato la telefonata, Barbuscio, Lecci e via dicendo, insomma. Quindi sugli orari non c'è più discussione alcuna, insomma. Poi ripeto, è un test genuino, io non ritengo che sia un test falso, reticente, è un test genuino che ha una memoria come la mia, fallace. La deposizione di Pannunzio e di sua moglie sono importanti perché per questo motivo, ovviamente, e soprattutto anche per l'ambientale, perché loro assistono agli sfoghi di Forte, alle paure e al terrore di Forte. Cioè, è chiaro che è pacifico, come dice la stessa moglie di Pannunzio, che Pannunzio è arrivato dopo Forte, questo lo dice lei stessa nell'ambientale, insomma. Quindi qualsiasi tentativo di offuscare la deposizione di Forte, francamente, lascia proprio il tempo che trova destinato a naufragare.